Presidente Ceriscioli, qui siamo in una sorta di evoluzione della casa intelligente, quindi non solo la tecnologia che in qualche modo assiste, dà sostegno all'uomo, soprattutto alle persone anziane, ma la persona che comunica costantemente dei dati che hanno a che fare con la sicurezza. Sì, una tecnologia molto interessante perché tiene assieme quegli elementi di privacy che sono importantissimi, e sentirsi costantemente videosorvegliati non farebbe vivere nessuno, quindi con la capacità di tenere insieme il rispetto della persona e l'attenzione a quello che più serve. Quando si vive da soli, anziani, sono tante difficoltà quello che può capitare, una casa tecnologica che non chiede a noi di essere dei periti informatici per poterlo utilizzare, ma che si prende cura delle persone. Una tecnologia mutuata dal mondo retail, dal mondo del commercio, dove con gli stessi criteri, senza violare la privacy, si fa un monitoraggio del comportamento del cliente, pensato per la domotica domestica in un modo più avanzato, con una rivoluzione copernicana che scambia il ruolo della persona e della tecnologia, permettendo a tutti di poter godere di queste importanti innovazioni. Oltretutto ottenute con fondi europei che hanno finanziato un'impresa già di per sé innovativa e di grandissima qualità, che ha potuto quindi sviluppare un nuovo ramo che è interessante ovviamente dal punto di vista produttivo e aziendale, ma anche molto interessante come offerta di servizio a chi ne ha necessità. Qual è l'idea attorno a questi fondi europei, laddove vanno a sostenere l'innovazione tecnologica e l'assistenza alla persona, perché parliamo di quello? L'innovazione è sempre una sfida, ma è necessaria. Quindi le imprese si trovano di fronte al bisogno di fare innovazione e a quello che comporta in termini di carico economico. Non sempre un'innovazione va a buon fine, non sempre si trasforma in lucro, in interesse per l'impresa. I fondi europei sostengono quindi quelle imprese che fanno innovazioni, permette loro di affrontare delle sfide che possono diventare, anzi più delle volte probabilmente diventano, il futuro per l'azienda stessa, perché oggi nella competizione bisogna essere sempre in grado di trovarsi un passo davanti ai propri competitor. Lo puoi fare nel momento in cui non ti fermi a quello che sai fare oggi, ma già guardi quello che servirà domani. E grazie ai fondi europei molte imprese riescono a vincere questa sfida. Devono essere modelli replicabili, esportabili anche ad altre aziende della regione? Il modello ovviamente vale per tutti, la forma attraverso la quale vengono erogati i fondi è quella dei bandi, quindi sta poi nella capacità dell'impresa a individuare quel segmento sfidante che è in grado di ottenere le risorse. Però certamente costituisce un modello in termini di replicabilità assoluto, cioè tutti quanti possono vedere attraverso questi percorsi quella che può essere la propria strada per sviluppare la propria azienda.